Ciao, sono Antonio Rizza. Molto spesso ci viene chiesto qual è il segreto per diventare un seduttore eccezionale. Uno di quelli che sicuramente problemi con le donne non ne ha, che come si suol dire diventa indimenticabile. Posso dire che si bagnano? È forse l'aspetto fisico? Forse quello che dice? Sono forse le dimensioni del portafoglio? È la macchina? Sono i vestiti? È la sicurezza di sé? Tutto questo è ovviamente molto importante, ma c'è una caratteristica davvero fondamentale. È una cosa che abbiamo riscontrato in tutti i super seduttori, non quelli che usano trucchi, mezzucci solo per portarsela a letto. La differenza la fa il potere dell'intenzione. No. Mi spiego meglio. Quelli veramente straordinari, quelli che vengono apprezzati dalle donne, hanno dentro di loro la forte intenzione di voler portare emozioni positive alle ragazze. E questo viene percepito da loro a livello istintivo. Questi uomini entrano in una stanza, guardano la loro principessa e questa sente un brivido lungo la schiena. Ma posso dire che si bagnano? No, perché è così che succede. È qualcosa di sottile, ma molto potente. Questa è la vera caratteristica che distingue un bravo seduttore da uno eccellente. Il bravo seduttore seduce solo per se stesso, a volte solo per il proprio ego. Anche quello eccellente ovviamente seduce per se stesso, ma non ha come unico obiettivo la scopata. Lui gode dell'intero processo, del regalare emozioni alla ragazza e naturalmente del riceverne. E tu? Che tipo di seduttore vuoi essere? Pensaci la prossima volta che incontri una ragazza. La scelta sta solo a te. Se ti è piaciuto questo video, like e tagga i tuoi amici che non rimorcherebbero nemmeno con 2000 euro in un bordello. Ragazzi, la vostra missione è quella di diventare dei seduttori eccellenti, così che le donne siano sempre più felici. A presto!